Vita, che è il titolo di un famosissimo brano che scrisse circa 200 anni fa un compositore francese di nome Camille Saint-Saëns. Il titolo è Il. Questo brano è suddiviso in tanti piccoli brani, ognuno dedicato ad un animale diverso. Noi ne abbiamo scelti per voi quattro che ci sono piaciuti molto e noi speriamo piacciono anche a voi. Oltre alla musica che Camille Saint-Saëns andremo ad ascoltare, scopriremo le pagine di questo libro, una a una, che ci sveleranno quali animali abbiamo scelto. Come vedete ci sono un po' organizzate delle scatole, delle gatte, delle cose. Dentro ci sono degli strumenti musicali molto particolari, un po' sorprendenti. Sono strumenti musicali do, mo, fi. Cosa vuol dire do, do? Cosa vuol dire do? Tommaso? Cosa è do? Dove ci sono gli animali? Strumenti zoomorfi significa strumenti a forma di animale. Ce li siamo inventati. Per voi. Scopriamo la prima pagina. E il primo brano si intitola La marcia reale del leone. Trasformo una zampa. Questo brano e quando io gratto lo strumento leone
voi grattate con la voce e fate un... anche la faccia è bella. E anche la zampa. Pronti, devo essere pronti. Attenzione alla voce, pronta, Stiamo la voce per essere... Chiediamo... Giriamo la seconda pagina, secondo brano musicale dedicato a si intitola Acquario con pesci, meduse, magari anche qualche polipo. Un acquario con un polipo che ha affido a una delle vostre insegnanti, una volontaria. Poi una medusa che è un po' una specie di direttrice d'orchestra di questo brano, e i pesci che sono i veri protagonisti, però, perché sono tanti e tutti insieme fanno tantissimi buchi. Perché la musica di Camille Saint-Saëns è in parte molto molto morbida, come i movimenti di un polipo o di una medusa, e in parte fa tante tante bolle con cadute di note fatte con un pianoforte. Un pesce per ognuno di voi. Chiedo un aiuto. Alcuni suonano più chiaro, altri più forte, sono misti, perché tutti i pesci non hanno la stessa voce. Guardate un po' che tipo sono realizzati. Dovreste conoscere questo materiale qua. Thank you.
Fatemi sentire i vostri pesci, tutti insieme. Perfetto. Inizia la musica, acquario. Il brano si intitola Uccelliera. Eccola qua la nostra uccelliera. Il compositore si è ispirato al canto degli uccelli. Io vi ho portato dei richiami. Questo è l'allodola. Veloci.
Seguitela bene, interpretate, fate ballare le vostre mani e le vostre braccia. Sistemiamo i nostri richiami perché c'è l'ultima pagina da sfogliare. Grazie.
Che fa? Questa è una gallina speciale, fatta con un bicchiere e con un filo. Una la regaliamo alla classe, così a scuola ve la costruirete. E adesso con la musica di Saint-Saëns dobbiamo fare dei ritmi con i nostri pulcini. Poi c'è uno spazio musicale dove sentiamo ancora la voce della gallina. Pronti? Perché con il bicchiere di base potete
Allora, intanto vi presento, prima di cominciare, anche Alessio che mi aiuta nel laboratorio, ma Alessio è anche l'autore dei disegni che avete visto, ne ha disegnati. E avete una busta anche delle etichette con questi animali qui da colorare, quindi portate in classe anche una bellissima cosa. Questa bellissima. Possiamo aiutare? Sì, sì. Due tappi e il cartoncino, poi ci diciamo che cosa deve portare. Questi vanno bene. Questi vanno bene. Va bene.
e mi rimane questa cosa qua. Adesso, bravissimi. Mi tagliate, con calma. Bravissimo. Visto che è riuscito? Quando avete ritagliato, se volete, visto che qui ci saranno dei segni, si piega così e vi rimane il cartoncino qui, senza segni, senza segni. Quando avete ritagliato. Bellissima! Io sono il
Thank you.
Thank you.